La storia inizio così, rammento bene quel dì, quando lasciai malincuor con gran dolor la conca d'oro del sol. Zagare arance portai, un treno presi arrivai, di fronte al mar ritrovai quello che poi cerca in ognuno di noi. Intanto il vento cresce sul mio viso, il traghetto se ne va. Vedo il cartello. Ci avviamo alla fine della campagna elettorale, sono ormai qualche giorno ci separa dal 28 e 29 maggio e domenica e lunedì si vota. E sono stati veramente mesi intensi in cui abbiamo incontrato tantissime persone e li voglio ringraziare singolarmente uno per uno. Tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno dato ascolto, ci hanno dato disponibilità, ci hanno dato anche spunti per migliorare il programma, per integrarlo. E lo abbiamo fatto volentieri perché sicuramente un aspetto importante del politico è quello di saper ascoltare le persone e i cittadini e gli elettori. Quindi veramente abbiamo la possibilità il 28 e 29 di maggio di continuare il cambiamento con il sindaco Cassì. Già 5 anni fa ha iniziato a cambiare e a rivoluzionare Ragusa e stiamo continuando con i progetti che sono in corso a cambiarla, e lo vogliamo fare anche per i prossimi 5 anni. Vi invito anche a votare la lista Terra Madre, in cui sono candidato anche io, in cui ci sono tanti giovani in gamba, competenti, con tanto entusiasmo, e anche meno giovani che hanno anche l'esperienza, che vogliono restare a Ragusa, non se ne vogliono andare, e vogliono farla diventare un'attrazione turistica ma anche una meta residenziale in cui vivere, lavorare e portare avanti le nuove generazioni. Quindi lista Terra Madre, sindaco Cassì, se volete esprimere la preferenza nei miei confronti vi ringrazio, se pensate che lo merito, Gianni Di Stefano. E si può votare anche una donna nella stessa lista, mi raccomando, e ci sono 10 donne candidate all'interno della lista Terra Madre, a voi la scelta, qualsiasi scelta fate è sempre una scelta vincente. Grazie, alla prossima. Senza confini quest'Italia va, seguendo il ritmo che ci fa ballare.